Andava tutto bene? Sì, grazie. Ci siamo trovati veramente bene. Abbiamo mangiato benissimo. Sono molto contenta. E vi offro qualcosa? Un digestivo? Ti ringrazio. E io proprio no, sono già a rischio patente. No, come accettato, sono quasi astemia. Va bene, allora sarà per un'altra volta. Vi auguro una buona serata. Grazie anche a te. Grazie. Buonasera, chiedo venia, è tardissimo, si può mangiare ancora qualcosa? Certo, si accomodi pure. Grazie. Buonasera. Buonasera. Le va bene qui? Perfetto, grazie. Le porto la lista dei vini o preferisci il vino della casa? No, non si preoccupi, il vino della casa andrà benissimo. Bianco o rosso? Rigorosamente bianco, un quartino penso sia più che sufficiente. Arriva subito. Grazie. È arrivato! Ma chi è arrivato? Il tipo della Michelin! Stai scherzando, vero? No, no! Giovanna ha visto il simbolo della Michelin sulla sua cartella! Niente panico, tanto abbiamo tutto il necessario per soddisfarlo! No, sono finiti i rombi! Ok, ci penso io! E vai pure, Giovanna, mi occupo io del cliente. A parte il rombo! Tutto il resto c'è? Ma sì, tranquilla, manca solo quello, dai. Oh, buon lavoro, buona fortuna. Sì. Grazie, ciao, Giovanna, ciao, ci vediamo Giovanna. Domani. Grazie mille. E ha bisogno di ancora un momento? No, ho deciso, grazie. Allora, per antipasto io prenderei i crostoni con pomodorini e origano e i filetti di triglia. Poi per primo gli agnolotti ripieni di baccalà mantecato al profumo di limone. E come secondo, sì, il rombo con le patate. Ecco, guardi, mi permetterei di consigliarle gli scampetti alla Sissi, sono squisiti. Vabbè, in effetti ero molto indeciso tra i due secondi. E come sarebbero fatti questi scampetti? Ma praticamente la busara. Bene, ottimo, mi fido, grazie. Ecco, a voi la comanda. Adesso è tutto nelle vostre mani. Buona fortuna. Thank you.
Era tutto a posto? No, era tutto squisito, meraviglioso. I miei complimenti allo chef. E gli scampetti, quelli sì erano meravigliosi. Bene, sono molto contenta, riferirò tutto allo chef. Bene. E le porto un dessert? Un dessert? No, grazie. Magari un digestivo, eh? Bene, le porto un amaro, una grappa o un limoncello? Ah, ecco, un limoncello. Vado per il limoncello. Bene, glielo porto subito. Grazie. È andato tutto bene. È rimasto molto soddisfatto della cena. Che dessert ha ordinato? Nessuno. Ha optato per un limoncello. Dice di amarlo molto. Bene, bene. Allora lasciali la bottiglia al tavolo e digli che il limoncello lo offre la casa. Pensavo di fare la stessa cosa. Sono sicura che apprezzerà. Glielo offre la casa. Oh, grazie! Lei è veramente gentile. Mi sono trovato molto bene. Avete veramente un bel ristorante. Allora sono sicura che parlerà molto bene di noi. Beh, stia tranquilla, vi farò un'ottima pubblicità. Ve lo meritate. Mi farebbe il conto? Certo, glielo preparo subito. Grazie. Sa, la sua soddisfazione ci sprona a continuare su questa strada. Ah, grazie! E comunque ancora i miei complimenti, eh? Era tutto straordinario. Grazie. Le preparo il conto. Va bene così. Grazie. Lei è molto gentile. E lei è molto carina. Bene allora. La saluto e ancora grazie per la disponibilità. Grazie a lei per aver cenato qui da noi. E tenga, le lascio uno dei nostri biglietti da visita. Spero di vederla o sentirla presto. Beh, la prossima volta che passerò per Trieste ci tornerò di sicuro, magari in un orario un po' più normale. Bene, grazie, arrivederci e buona serata. Grazie anche a lei, arrivederci. Di tutto, sono sicura che ci farà un'ottima recensione sulla guida Michelin. Ciao amore, ciao, ciao, ho appena finito di mangiare, un ristorantino veramente delizioso, no, ora vado in albergo, è stata una giornata veramente pesante, sì, però sono riuscito a concludere parecchi ordini, sembra che a Trieste non possano fare a meno dei nostri pneumatici, ok tesoro, va bene, ci sentiamo domani. Ok? Ti amo anch'io. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao.